Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarebbe dovuta uscire Win Streak e invece ce l'ho fatta a bruciare un po' i tempi e ne sono felice, spero lo siate anche voi, per spararvi questa top 50 tanto attesa, devo dire la verità, di Series 6. Ora, apriamo una parentesi. Prima di ricordarvi peraltro che oggi è una gran bella giornata per dei motivi particolari, ci ho messo un po' a fare questa top 50 perché ho voluto aspettare una ventina di giorni, perché i cambiamenti di regolamento di questa series hanno reso le cose veramente molto più difficili, essendo la prima volta che ci sono dei ban e quindi diciamo che ci sono stati dei cambi proprio strutturali alla top 50. Non ci sono stati meramente 5 Pokémon che si inseriscono, qualcuno che scende e qualcuno che sale. Ci sono stati ben 16 Pokémon che sono stati fatti fuori, e facendo fuori 16, di cui 15 praticamente giocati, perché insomma Hippodon non si è mai visto, poi ci sono stati dei cambi veramente incredibili anche per tutte le altre classi, proprio con Pokémon che se ne sono andati e Pokémon che sono arrivati anche giocati precedentemente. Ma come detto prima di partire, perché io poi vi voglio spiegare un po' Pokémon il perché li ho messi nelle varie classi S, A, B, C e D, oggi vi ricordo è un giorno speciale perché stasera alle ore 21:15 faremo il Team Aqua Reveal su quello viola, canale Francesco Pardini VGC, e vi ricordo che oggi appunto per celebrare questa giornata di lancio del rebranding del Team Aqua, Pumpling ha deciso di mettervi a disposizione un codice sconto Team Aqua, come vedete da grafica, che vi garantisce il 25% di sconto, la spedizione gratuita e il doppio di punti accumulabili su pumpling.com, solo per oggi. Quindi riempite i vostri carrelli e poi utilizzate il codice sconto, e direi che ne vale assolutamente la pena. Ma andiamo a trattare l'argomento del giorno. Classe S, i più forti, i più utili. Beh, Porygon Z, Amoongus, Primarina ed Arcanine. Porygon Z non ve lo devo stare a spiegare, giusto? Fa Max Strike, fa le kill, e fa anche Speed Control calando la velocità agli avversari. Un Pokémon aggressivo, uno dei Pokémon più aggressivi dell'ultimo decennio di VGC, che si ritrova a spadroneggiare, ma alla fine doveva ammazzare il metagame, ironia a parte, non ha ammazzato nessuno, è super counterabile, nessun torneo online ancora se l'è portato a casa Porygon Z, però l'ho comunque voluto mettere in classe S perché è un Pokémon forte, però non è infermabile. È molto più utile, è talvolta infermabile, un Dynamax Primarina, ad esempio, che abbiamo messo anch'esso in classe S per la sua duttilità. Amoongus, sparito Togekiss, si è subito proposto come il Pokémon più utile del metagame, non solo per fare spora, ma anche per fare Rage Powder e quindi andare a redirettare su di sé i vari attacchi degli avversari. Arcanine è il succedaneo di Incineroar, ma fa meglio anche alcune cose, essendo più veloce, tipo è in grado di fare Snarl su Pokémon Min Speed, cosa che Incineroar magari doveva fare prima incassando un attacco avendo meno velocità. Probabilmente è meglio Incineroar 99 utilizzi su 100 di Arcanine, ma Arcanine ha sempre avuto la sua dignità e adesso senza Incineroar. È ovviamente in classe S perché lo troviamo in ogni team. In classe A, mi sono dovuto sforzare per giudicare bene quale Pokémon mettere e quale Pokémon no, perché alcuni Pokémon della classe B, ad esempio Aterrin o Colossal, o vi dirò anche Hydreigon, per quanto si è visto ultimamente, non solo perché lo sto usando io, ma è particolarmente utile al momento che non ci sono molti tipo Folletto, che non c'è più Togekiss, potevano essere in classe A, ma alla fine ho optato per Lapras, Dusclops, Talonflame, Terrakion, Dracozolt, Braviary, Ferrothorn. Alcuni Pokémon sono lì per la loro aggressività, per la loro potenza di fuoco, Dracozolt, Terrakion, anche Braviary, altri per la loro duttilità, Dusclops, Talonflame, la capacità di mettere Tailwind in priority non è più una peculiarità esclusiva di Whimsicott, anzi Whimsicott non c'è più perché è uno dei 16 Pokémon bannati, e quindi Talonflame, se si vuole fare Speed Control in maniera veloce e quasi matematica avendo la priorità, è abbastanza un must. Lapras, Giga Lapras, da quando è arrivato nel meta non se n'è mai più andato, ma adesso che manca Rillaboom sta bello alto in classe A e se lo può permettere. Dusclops ha scampato il ban, proprio ha bablato il ban, essendo 17
17esimo Pokémon più utilizzato quando si sono stati bannati i 16 Pokémon più usati, e è tornato Dusclops super utilizzato del inizio metagame di VGC20, perché è il Trick Room Setter per definizione, colui che se vuoi mettere Trick Room te la mette praticamente senza problemi, praticamente anche senza Redirector, perché manca Tyranitar, manca colui che lo picchiava in maniera definitiva, mancano i One Hit KO su questo Pokémon, e quindi la Trick Room la si mette. Terrakion è un Pokémon molto duttile, lo si può usare sia con Beat Up sia come battitore libero. Dracozolt è un Pokémon elettro drago veramente molto forte, adesso che appunto non c'è più la Sand, perché non c'è più Tyranitar, non c'è più Excadrill, ed Incineroar con la sua Intimidate era una barriera, uno scoglio più difficile da battere rispetto ad un Arcanine che comunque a meno 1 da Max Quake viene giù. Ferrothorn, cari amici, cari ragazzi, mancando Cinderace e mancando Incineroar, è tornato il Ferrothorn che conoscevamo precedentemente. Non fategli calare una Iron Defense, se no sono cazzi vostri. Lo avete visto tante volte durante gli streaming, io vi invito a seguire gli streaming su quello viola, perché lo vedrete veramente... praticamente in ogni partita vediamo un Ferrothorn, e c'è un motivo. È un Pokémon veramente forte che, se posizionato, se sfrutta il momentum di positioning, diventa devastante, ti può vincere anche un 1 contro 3 tranquillamente. Andiamo in classe B però adesso, perché ci sono comunque dei Pokémon interessanti. Direi di partire dai due Urshifu. I due Urshifu si sono un po' inseguiti all'inizio del metagame, sembrava essere quello acqua, ok? Lo chiameremo così per semplicità, il Pokémon Urshifu più utilizzato, poi invece è stato molto più utilizzato il buio, poi è uscito piano piano l'acqua, ha sorpassato il buio nell'usage, adesso si vedono praticamente alla pari come usage. Perché? Perché non c'è più Togekiss, e quindi, come potete vedere anche in questa schermata di Pokémon Folletti, abbiamo Primarina in classe S e poi abbiamo Hatterene e Clefairy, che comunque è un Redirector e che, oltre a prendere le botte, sì, via via può essere dotato di Moonblast, ma è una cosa abbastanza rara. Corviknight è un Pokémon adesso molto buono, anche lui, non l'ho menzionato precedentemente, ero un po' indeciso se metterlo o meno in classe A, ci poteva stare, ma alla fine l'ho voluto mettere in classe B perché Dracozolt, Talon, Flaming Max Lightning, DPZ, insomma, è un Pokémon che deve prima un po' setuppare, magari con un Bulk Up o fare prima un Ice Stream, è comunque un Pokémon molto forte da prendere con le pinze. Dracovish e Dracovish. Dracovish non c'è Rillaboom, ci sono pochi Pokémon erba, c'è giusto Amongus, Ferrothorn, dopodiché ci sarà uno Zarena che vedremo, noi abbiamo inserito anche nelle retrovie, ma è un Dracovish di rinnovata potenza, quello che vediamo in questa serie 6. Duraludon me lo sarei aspettato più su, ma alla fine della fiera, se andiamo a vedere, non riesce a sfondare, però è un Pokémon sicuramente molto valido. Duraludon sta in classe B e non sta in classe A, o addirittura in classe S, perché è venuto meno Whimsicott, è venuto meno il suo amico del cuore che gli fa speed control con Tailwind e poi all'occorrenza può fare Whelping Hand o Fake Tears. Duraludon paga questo, paga un po' la sua solitudine al momento senza Whimsicott. Colossal senza Dragapult io avrei giurato sarebbe scomparso, e invece c'è questa moda giusta di Weavile o Sneasel, che possono anche fare beat up nella famosa triade che abbiamo anche giocato in Free Battle Spot con il Colossal, lo Sneasel o il Weavile, e poi o il Cobalion o il Terrakion, diciamo il Justify del Pokémon recipiente del beat up. Marowak l'ho messo in B perché ha una tipologia che soffre un po' da Primarina, può star sotto ad Amongus se l'Amongus è max speed, soffre Lapras, soffre Terrakion, però fa dei danni pazzeschi. Secondo me merita di stare in classe B, perché un bel team buildato attorno a Marowak, se si va a dynamaxare, può essere veramente forte e devastante. Ho messo in classe B anche Gastrodon, cari amici, perché secondo me è un Pokémon che, usandolo molto, ho imparato ad apprezzarlo, permette spesso e volentieri, dando per scontato e per fisso che lo si giochi magari insieme ad Arcanine,
permette di proteggere un perno come Arcanine dalle mosse Water e di fare una core con Stormdrain, Snarl, Will-O-Wisp, che è veramente forte, quindi l'ho messo lì per la sua utilità, non tanto per i danni, ecco. Di Hydreigon ne abbiamo parlato precedentemente, non mi vorrei dilungare oltre, adesso che non ci sono folletti vale un po' quello che è stato detto per Urshifu, è in grado di fare le kill senza che le sue mosse Stab, Drago, Buio finiscano irrimediabilmente su un Togekiss che vada a fare Follow Me, mentre per quanto riguarda Atterin, senza Excadrill è utilizzabile, però diciamo si è mantenuto comunque in classe B, era utilizzato prima, è utilizzato adesso, non ha subito grandissime oscillazioni, però attenzione, è sempre lì. Non ci siamo dimenticati di Clefairy, l'idolo di Monteluna, che è diventato praticamente, assieme a Mongus, l'altro Redirector. Addirittura, poi andremo a vedere dopo, nelle varie classi C e D c'è anche Clefable, la sua evoluzione, che è un po' una variante di Clefairy. Clefairy a Friend Guard, Clefable no, ecco perché è preferibile e si vede più spesso giocato dai giocatori competitivi Clefairy. Però anche Clefable ha la sua dignità, ma ne parleremo dopo. Capace di fare Helping Hand, Follow Me, talvolta anche Sing, c'ha il 55%, ma se entra può un po' spaccare la partita, anche se, aprendo una parentesi, non è più il Clefairy con Sing di Serie 5, dove se le partite chiaramente duravano 4-5, al massimo 6 turni, avere la possibilità di far dormire 2 turni l'avversario poteva essere devastante. Qua in Serie 6 le partite sono molto più lunghe, la sleep è proprio in generale una condizione meno potente, quindi alle volte lo si gioca con un altro set. Ma andiamo avanti, cari ragazzi, perché qui abbiamo la classe C, con Azumarill, Sylveon, Delmise, Sneasel, Politoed, Inteleon, Rotom Wash, Raichu, per quanto riguarda la prima linea orizzontale, Charizard, Cobalion, Grimmsnarl, Comfy, Kindra, Bisharp, Rhyperior e Durant. Allora, ragazzi, la Rain è tutta qua. Ci sono veramente tanti, se ci fate caso, Pokémon Acqua in questa classe C, perché nella mia piramide alimentare competitiva dell'usage di questa Serie 6 vedo tanti Pokémon Acqua a costituire la middle class, la classe operaia del nostro metagame, per il semplice fatto che non c'è Rillaboom, è vero, però i Pokémon della tipologia che più sono venuti meno, oltre a Rillaboom e Venusaur, che non dimentichiamocelo, sono gli esponenti della tipologia fuoco. Seguitemi in questo ragionamento. Quindi sono emersi, e li abbiamo visti molto alti, Pokémon come Amongus e Ferrothorn, che rappresentano per i Pokémon acqua, soprattutto Ferrothorn, uno scoglio veramente difficile da superare. E poi diventa quindi difficile giocarsi dei Pokémon acqua, che comunque rimangono utili, ma non così tanto utili. Azumarill, Belly Drummer, io me lo sarei aspettato molto più giocato. Alla fine della fiera è giocato, lo si vede, sta in classe C perché Azumarill è un po' come Urshifu, ha una forma ma potrebbe essere due, lo vediamo spesso come il Belly Drummer o come il Perish Song con Sepsipper, ma non sta in classe A come magari mi sarei immaginato i primi giorni. Ecco perché ho fatto bene ad voler aspettare una ventina di giorni prima di sedimentare le idee e capire bene le usage, soprattutto dopo aver fatto 170 partite in Battle Spot con voi, più video girati offline. Sylveon sta in classe C perché comunque prende veramente tante botte. Delmise è un Pokémon che potrebbe stare addirittura in classe B, era uno di quelli borderline. È veramente molto forte adesso che non c'è Incineroar e quindi merita una chance, provatelo. Sotto Distorto Zona potrebbe essere quella slot per il Trick Room Abuser che cercate. Sneasel sta lì perché ci sono Cobalion, Terrakion e Colossal, chiaramente. È molto più utilizzato di Weavile. Weavile ha un utilizzo inferiore rispetto a Sneasel perché Sneasel ha Inner Focus, ragazzi, e quindi non può essere fake outato ed è comunque sufficientemente veloce per poter fare un surf prima di Pokémon che possono bloccare, quindi la strategia del Colossal o del Beat-Up. Politoed, Kindra, analizziamoli insieme. La Rain, allora, la Rain è forte, molto forte, ma ha i problemi di cui sopra. Al problema del Ferrothorn, al problema del Redirector sulla Mongus, e quindi di conseguenza con un Primarina molto alto, la Rain secondo me si merita di stare in classe C,
al pari di Inteleon e Rotom Wash per gli stessi motivi. Si può creare un Nastiplot con quest'ultimo e poi Dynamaxare, si può utilizzare la forma Giga con Inteleon, però spesso e volentieri ci si potrebbe trovare contro, se non addirittura dei Gastrodon, che comunque Gigamax Inteleon va ad ignorare con la mossa peculiare, ma sicuramente forzare il posto di blocco del Ferrothorn può essere difficile, specialmente se regge un colpo, ti mette magari Leech Seed, oppure cala sua Iron Defense, oppure fa o l'una o l'altra e usufruisce della Rain messa appunto magari proprio da noi con il Max Geyser. Raichu è un Pokémon molto duttile adesso perché è un Fake Out veloce, uno dei Fake Outer veloci, fa Speed Control con Nuzzle, ha Aerie Impulse e è un Pokémon che può supportare veramente molto bene, lo abbiamo visto chiaramente nel nostro team, soprattutto Bravery, ma può anche supportare altri Pokémon come Lapras, nonché è un Pokémon che può fermare Dracozolt, e Dracozolt se non si ferma in questo meta può spaccarti in due il team e romperti comunque le scatole anche ai vari Amongus, rendendo il funghetto un Pokémon molto scontato, calando il Max Lightning, quindi togliendogli l'opzione e l'ipotesi di Spore, rendendolo praticamente un Pokémon adatto solo a fare Redirector, che per carità è utile come cosa, ma toglie un po' di mind game. Charizard lo aspettavo più su, forse meritava una classe B, però i fatti dicono che Charizard non è molto giocato, proprio perché ci sono tanti Dracozolt, PZ bene o male lo devasta, Bravery gira con la Rockfall, c'è Terrakion, c'è anche, lo vediamo lì sotto, Jolteon, ci sono comunque tanti Pokémon acqua, anche nella classe media. La classe media, ragazzi, è comunque giocata, io ve lo ribadisco, stare dentro questa classifica significa anche l'ultimo della classe D, che è un Pokémon forte, perché stiamo dentro i 50 Pokémon più utilizzati, e bene o male qua soltanto nella classe C, se i miei occhi non mi ingannano, noi contiamo 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon di tipo acqua in grado di dare veramente noia a Charizard, ecco. Cobalion è un Pokémon che, come detto, sta qua per ragion di beat up, e Grimmsnarl torna perché sono spariti gli Indeedee, quindi vediamo anche un Sableye poi nella classe D, lo andiamo ad analizzare subito in coppia con Grimmsnarl, proprio per il fatto che mancando il campo psico possono nuovamente tornare a fare quelle cosacce brutte gli Eject Button, i Quash Sableye, gli Schermi, le Thunderwave, insomma tutta una serie di cose che magari prima era difficile fare, se non appunto gli Schermi con Grimmsnarl, che sarebbero entrati lo stesso con il campo psico. Comfy è un Pokémon che vedevamo soprattutto anche in Serie 5, ma che si è mantenuto onestamente ai livelli di utilizzo di prima. Non è né salito né sceso, era in classe C, sta in classe C. Giga Drain, Draining Kiss, in priority, più 3 vanno a bypassare Follow Me, Polvorabbia, e quindi vanno ad attivare la Weakness Policy del Pokémon Drago, del Pokémon Acqua di turno, e poi lo curano con Floreal Healing. Di Kindra ne abbiamo già parlato, Bisharp è uno Steel buio che potrebbe essere veramente molto forte e lo si vede comunque anche spesso talvolta, ecco, perdonatemi il gioco di parole, molto molto alto, perché è veramente utile in un meta dove ci sono pochi Pokémon in grado di fare grossi danni su Dusclops. Paga lo stare in classe C e non lo stare magari addirittura anche più su. Perché? Perché ci sono Urshifu in giro e possono dare veramente noia. È tornato Rhyperior, ragazzi, è tornato Rhyperior, ma non è tornato comunque in classe B o in classe A, a mio modestissimo giudizio. È tornato in classe C, perché come per Charizard ci sono veramente tanti Pokémon acqua. È vero, non c'è più Rillaboom, ma ci sono tanti Pokémon acqua, c'è Amongus, c'è un Gastro bello alto, c'è Primarina bello alto. Girano veramente tanti schiaffi di Will-O-Wisp in giro per il metagame, e quindi Rhyperior c'è, va counterato, ma spesso e volentieri non lo si vede più come Pokémon da Dynamaxare con il famoso Bulldoze di Dusclops che vedevamo ad inizio metagame, ma lo si vede come Pokémon da tenere in modalità non Dynamax, con addirittura neanche Solid Rock. CB, quanti ne abbiamo visti, con Lightning Rod per supportare il Bravery Charizard di turno. Durant, senza Incineroar,
può tornare assolutamente utile. Anch'esso non è molto alto. Perché? Perché c'è Talonflame, che è un Pokémon bene o male che fa Tailwind in priority, e però non è Whimsicott, che contro Durant non fa niente. Lo si può anche dotare di Heatwave per bypassare eventuali Follow Me barra Rage Powder, e Durant viene giù da una mossa speciale addirittura di Talonflame. Quindi questo è un po' dei motivi. Non ci fosse Talonflame, Durant sarebbe molto alto, sarebbe probabilmente classe A. C'è Talonflame, che è comunque un Pokémon molto utilizzato, c'è Arcanine, che è un Pokémon molto utilizzato, e allora Durant è un Pokémon forte, fortissimo, per questa serie 6 a mio giudizio, ma sta lì. Scendiamo in classe D. Ninetales, Milotic, Chande, Clefable, Jolteon, Weezing, Galar, Snorlax, Volcarona, Sableni, abbiamo già parlato, Gigalith, Sarina, Gudra. Allora, Ninetales, chiaramente mancando Torkoal, sta in classe D perché comunque ne vediamo talvolta di Ninetales Charizard, ma è diventato un meteo un po' meno utilizzato, è molto meno weather-based questa serie 6. Poi abbiamo Milotic, che è l'usato sicuro, ragazzi, bene o male è un bulky water che il suo lavoro lo fa, lo si può giocare Dynamax Assault Vest, lo si può giocare Dynamax Life Orb, lo si può giocare con Coil per setappare e cominciare magari a fare ipnosi, è una bella barriera rompiscatole alle varie prepotenze, ai vari Snarl che ne gira diversi in questo meta. Insomma, Milotic è sempre il Milotic che conosciamo di questa serie 6, e è un Milotic veramente molto forte. Chandelure è un'alternativa alla Trick Room un po' più hipster, e ci sta, anche perché una tipologia fuoco in questa in questo meta non guasta se non si vuole andare su Arcanine, e quindi per me sta assolutamente in serie D. È un Pokémon che può rompere le scatole, non sai mai, magari si attacca, se ti fa Trick Room o se magari sfoderi il Bulky Water Dynamax e ti spara l'Overgrow costruita su Energy Ball. Clefable può essere un'alternativa a Clefairy e a Mongoose se si vuol fare Redirection. Viene utilizzato dai giocatori anche con la sua bella abilità che gli permette di ignorare i più 18 in statistica magari avversario, in un meta dove girano tanti beat-upper, lui può redirettare su di sé mosse, magari faccio per dire, di un Cobalion, reggerlo, anche se il Cobalion è a più 6 di attacco, con una Babiri, quindi è veramente figo talvolta per determinati fixing nel proprio team, e può non essere male. Inoltre, a differenza di Clefairy, se gli si vuole dare un Moonblast all'occorrenza, fa anche i suoi dovuti danni. Jolteon, ragazzi, non ci crederete, ma Jolteon in questa serie 6 è giocato, non solo perché Wolfie ha costruito il suo primo team della serie 6 con Jolteon, ma perché è uno dei Pokémon più veloci del metagame, e questa cosa lo rende veramente utile. Si può con Jolteon, Weezing, Galar, e peraltro li ho messi volentieri lì accanto perché così facciamo anche un ragionamento complessivo su di loro, andare a fare tutta una serie di giocate contro Talonflame o contro Pokémon che magari abbiano abilità particolari, e con Jolteon, magari Life Orb o Volswitch, fare dei bei danni e sorprendere l'avversario. Apriamo una parentesi su Weezing Galar. Weezing Galar doveva essere l'idolo di tutti, al centro dell'attenzione in questa stagione, non parlo di Serie 6, parlo proprio di VGC20, in realtà non lo è stato, lo sarà secondo me, quello sì, ci metto la mano sul fuoco, nei vari eventuali metagame uber futuri, perché sarà molto più utile andare a togliere la forte pioggia di un Kyogre che adesso magari togliere una prepotenza o uno Storm Drain a Gastrodon. Ma in questa serie 6 un po' più ragionata, dove, se ci fate caso, le abilità hanno assunto veramente tanta importanza, perché sono calati i danni, quindi conta meno i danni, conta meno la statistica, conta di più l'abilità. Ecco, Weezing Galar è un Pokémon giocabile adesso, ancora un po' hipster, ma giocabile, tale che sta anche secondo le statistiche di Vitalytics assolutamente in top 50. È tornato anche il ciccione, ragazzi, lo si vede, non è più una rarità. Non è il ciccione della serie 3, dove facevamo belly drum e poi dovevamo nasconderci tutti sotto i tavolini per le botte di G-Max Replenish, però è un ciccione che si vede, non è più raro come in Season 5, perché non volano più le Jump Kick di Cinderace, e quindi lo si può anche provare e giocare. Volcarona, un altro Pokémon fuoco, anche lui con Redirection, con Rage Powder. Duttile, un Pokémon che può essere giocato
e con successo in determinate circostanze particolari, in alcuni team laddove serva proprio un tipo fuoco che non sia Arcanine e magari serva un Redirector. Volcarona può star bene in quei team che sono mezzi Trick Room e mezzi core veloci. Ecco, mi piacerebbe peraltro costruirci un team sopra, perché è un Pokémon veramente non male. E poi, se ci pensate, non è che ci siano proprio tutte queste grandi frane in questo metagame. Rhyperior sta alla fine, nel mio giudizio, in Serie C. Bravia, Riafrana, Airstream, però è giocabile probabilmente, è giocabile come non Dynamax, ovviamente come support. Di Sableye ne abbiamo già parlato con Grimmsnarl, adesso andiamo ad analizzare Gigalith. È l'unico Pokémon, non essendoci più Tyranitar, che può andare a mettere la sabbietta, anche perché è stato fatto fuori anche Hippodon, e quindi Gigalith. Il Faffo, noi l'avevamo già utilizzato in tempi non sospetti, è un Pokémon assolutamente valido, però diciamo che non ha ancora vinto nessun torneo online, e quindi sta in Serie D, ma potrebbe magari emergere in qualche bel team, perché secondo me è forte. Anzi, io ho intenzione di riprendere in mano il team del Faffo e andare a modificarlo, perché il Dart Faffo potrebbe essere Gigalith, una delle chiavi di volta di questo metagame sotto Trick Room. Mi piace, ha senso che stia nella mia top 50. Tsarena, mancano Pokémon Erba, è un Pokémon che blocca le priority, essendoci Grimmsnarl e Sableye, è utilizzato dai giocatori e quindi sta, con tutto rispetto, nella top 50. Gudra, ultimo Pokémon della nostra classifica, è un Pokémon che viene utilizzato spesso e volentieri nei team con Lapras e Comfy per andare a tappare il buco del matchup della Sun di Charizard. Sceso Charizard e sceso anche un po' Gudra, però attenzione, perché anch'esso con Weakness Policy, se ti prende il Draining Kiss del Comfy poi supportato da Bari Floral Healing o da altri support, può essere un Pokémon veramente rognoso, specialmente se magari l'avversario punta a farti fuori gli attaccanti fisici, essendo dotato di una difesa speciale veramente eccezionale. Cari ragazzi, questa è la nostra top 50, ridando anche una scorsa a quello che era la prima schermata. Devo dire, sono assolutamente soddisfatto della classificazione che ho fatto. Ci ho messo un po' di tempo per spostare prima un Pokémon da una fascia all'altra, perché volevo fare una cosa veramente accurata, e come al solito questo vuole essere un video che vi possa aiutare, che vi possa essere da vademecum e che possiate vedere e rivedere magari per studiarvelo quando andate a buildare, per capire cosa dovete fronteggiare in questa Serie 6 che ci accompagnerà sino al 31 ottobre, fatto salvo appunto per la parentesi della gara online che sarà in Serie 5 per classificarsi alla fase eliminazione della Players Cup 2, ma che comunque, insomma, questa Serie 6 siamo sicuri verrà ulteriormente implementata anche proprio magari per la fase eliminazione della Players Cup 2, nonché per tutti i tornei online che ci sono in giro, da il DOM ai tornei del VGP al torneo appunto di GameStop. Cari ragazzi, se vi è piaciuta questa classificazione, se siete d'accordo con me o non siete d'accordo con me, voglio sapere la vostra opinione nei commenti. Mi raccomando, non fate mancare il vostro mi piace. Ci ho messo veramente tanta passione, tempo e sudore per fare questa classificazione. Aiutatemi a proporre questo video con tanti mi piace, affinché gli algoritmi vedano che è un buon video e lo propongano anche magari a chi iscritto non è. E poi chi non è iscritto, se vuole iscriversi, beh, non potete far altro che lasciare e schiacciare il bottone iscriviti. Mi farete contento, perché non sono 55.000 iscritti, possiamo sempre fare di meglio, no? Io vi aspetto, come detto, oggi ore 21, martedì 22 settembre, su Quello Viola per il Team Acqua Reveal. Non dimenticate il codice sconto di Pampling Team Acqua, che per oggi vi garantisce il 25% di sconto, la spedizione gratuita e il doppio dei punti. Vi mando un abbraccione e sono vigile nella sezione commenti.